Sulla questione riguardante l'ospedale di Ribera, come noto nei mesi scorsi, associazioni civiche e movimenti spontanei, affiancati anche da personalità politiche, tra cui l'ex sindaco Carmelo Pace, hanno preso posizione. La classe dirigente di Ribera, a partire dall'attuale primo cittadino Matteo Ruvolo, pur tenendo doverosamente conto del fatto che la pandemia ha stravolto ogni ordine di priorità, trasformando peraltro lo stesso Fratelli Parlapiano in Covid Hospital di riferimento e avendo riconosciuto che l'ospedale era destinato alla chiusura, ritiene in ogni caso che la struttura debba garantire l'intera offerta sanitaria al servizio di un comprensorio che anche per le vie di collegamento stradale tutt'altro che agevoli chiede un presidio sanitario completamente organizzato. Il presidente del Consiglio Comunale di Ribera, Vincenzo Costa, ha istituito un tavolo tecnico comprendente le rappresentanze delle singole forze consiliari proprio al fine di mantenere la massima attenzione sul problema, anche, spiega il dottor Costa, a beneficio di un migliore funzionamento della stessa area di emergenza dell'ospedale di Sciacca. Lei ritiene evidentemente che sul pronto soccorso generalista non ci siano margini di negoziato, diciamo così. È necessario, ma anche nell'interesse del. Noi ormai dobbiamo considerare l'interesse dell'ospedale di Sciacca, dobbiamo considerare che siamo in presenza di un ospedale riunito, che è Sciacca e Ribera. E la congestione del pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca di questi giorni, soprattutto nel periodo estivo, quando aumenta pure l'utenza, è stato un chiaro esempio di come la necessità sul territorio del pronto soccorso dell'ospedale di Ribera sia assolutamente un obiettivo da raggiungere nel più breve tempo possibile. Anche perché tutta la politica, sia locale che regionale, si è già espressa attraverso un consiglio comunale precedente. Sono stati presi degli impegni, però è giusto dare alla cittadinanza anche delle date un po' più precise, avere contezza reale dei tempi necessari chiaramente all'apertura del pronto soccorso. Siamo ben consapevoli che viviamo un momento difficile per la sanità siciliana e mondiale anche, nel senso che stiamo combattendo contro un virus, contro una pandemia mondiale. Per cui è anche pensabile che qualche ritardo possa essere dovuto a delle difficoltà di gestire, diciamo, una pandemia come quella che stiamo vivendo in questo momento. Qual è la sua opinione rispetto al fatto che lo stesso assessore Razza, qualche giorno fa, venendo proprio a visitare l'ospedale di Ribera, ha detto che questo era un ospedale destinato a chiudere, in chiaroscuro la questione Covid, ha permesso comunque di salvaguardarlo anche con l'acquisto di attrezzature diagnostiche di altissimo livello. Si può dire che l'ospedale di Ribera adesso sia blindato rispetto al passato? Sì, sono d'accordo con quanto detto dall'assessore. È stata un'occasione per poter effettuare degli investimenti, per poter potenziare la struttura e per poter dare un futuro certo al nostro ospedale, che chiaramente serve una zona molto ampia, per cui sicuramente la presenza di un ospedale funzionante con dei reparti adeguati e funzionali e soprattutto con la presenza di un punto di pronto soccorso che possa dare una risposta immediata al cittadino è un obiettivo che sembrerebbe essere alla portata grazie anche a questi investimenti e a queste strategie manageriali che sono state fatte per l'ospedale di Ribera.